Allora, il tema è meglio avere degli obiettivi nella vita, grandi, piccoli, comunque degli obiettivi, e inseguirli, quindi vivere inseguendo degli obiettivi, oppure vivere la giornata senza aspettative, prendendo quel che viene, sfruttando il momento, godendo del presente, del qui ed ora, sempre costantemente. Questa è la domanda. Posto che non ho una risposta, non saprei, però io ho utilizzato in questi ultimi due o tre anni entrambi gli approcci, e quindi vi posso dire quelli che sono i pro e i contro di ogni singolo approccio. Allora, partiamo da quello che ho adottato fino a poco tempo fa, quindi che mi stava portando abbastanza bene quest'anno, cioè il 2023, ovvero vivi la giornata. Allora, venendo da un lungo periodo di obiettivi, quindi tanti obiettivi, forse anche comunque piccoli, grandi, di breve termine, di lungo termine, però venendo da tanti obiettivi e vedendo che tutti quelli di breve termine fallivano, a un certo punto ho detto: sai che c'è? Disilluso, basta, zero aspettative, non mi impunto più su nulla, quello che ha da venire viene, vivo la giornata, se succede qualcosa di negativo me ne sbatto, perché tanto so già che non avendo un obiettivo non ho un qualcosa da raggiungere, ok? Quindi se succede qualcosa di negativo non è che mi aspettavo che andasse meglio, quindi lo accetto. Se succede qualcosa di positivo non è successo niente, ok? Che può sembrare un atteggiamento molto pessimista, in realtà è una forma di protezione, poi spiego meglio. Quindi disillusione, vivo la giornata, quel che c'è, quel che arriva arriva, godo di ogni singolo momento, quindi vuol dire che se mi ritrovo in un momento di relax, mi godo il relax e non penso al dopo e non penso neanche al prima. Se capita il momento no, dico: c'era da aspettarselo, pazienza, succede, sono cose che capitano, ci rido su. Perché? Perché non mi aspetto niente di meglio, ok? Cioè non programmo proprio la giornata, al massimo programmo la giornata, non programmo neanche la settimana però. Quindi, se capita qualcosa di positivo nella giornata, bene, figo, però non è che adesso, perché è successo questa cosa, andiamo a costruirci un castello mentale che durerà nei prossimi giorni, ok? Niente. È successo, fine, finisce lì, ok, abbiamo portato a casa questa esperienza, fine. Questo è l'approccio Carpe Diem, che in realtà, detto così, non è proprio il massimo della vita, no? Però è una forma di protezione, come vi dicevo, e vi permette di godere dei momenti positivi e di ignorare, in un certo senso, i momenti negativi, perché tu dici: vabbè, tanto è successo e quindi è chi se ne frega. Cioè proprio una forma di chi se ne frega, perché tanto non va ad incidere su un tuo progetto di vita, no? Cioè non va ad incidere su un percorso che stai facendo, perché non stai facendo un percorso, perché non hai un obiettivo che stai cercando di raggiungere. Quindi vai avanti per la tua strada e praticamente ogni giornata è a sé stante. Quindi cosa succede? Che il vantaggio è che non soffri tanto, godi dei momenti buoni, però, va bene così, però succede che non hai appunto un obiettivo, quindi non hai un qualcosa da inseguire e un motivo per alzarti la mattina. E questo è il punto. Il maggior lato negativo di questo approccio è che non hai un motivo per alzarti la mattina. Perché non hai niente, tanto qua chiudo perché tanto siamo in pubblicità, non hai niente su cui si regga
la tua corsa giornaliera, ok? Cioè tu non insegui niente, quindi perché dovresti correre? E quindi si rischia, con questo approccio appunto vivi alla giornata, di non avere a volte la forza proprio di alzarsi, perché tanto chi se ne frega, no? Quindi non hai la motivazione per andare avanti proprio nella giornata. È molto altalenante, se vogliamo. Cioè tu puoi avere con questo approccio un mood molto altalenante. Un giorno ti svegli bene, l'altro giorno ti svegli male. Però la cosa, il lato positivo più grande di questo approccio è la disillusione totale. Quindi non ti fai condizionare né dai momenti positivi né dai momenti negativi. Il domani è un altro giorno, fine. Quello che è successo ieri non conta nulla, nel bene e nel male, appunto. E questo è l'approccio carpe diem. Quindi pensateci. L'approccio per obiettivi, se vogliamo, è molto più rischioso, molto più dispendioso. Rischiate di avere forti delusioni, ma avete un motivo per alzarvi la mattina. E seconda cosa, se poi ce la fate a raggiungere quell'obiettivo, la soddisfazione è enorme, veramente enorme. Allora, io l'ho abbandonato perché avevo tanti piccoli obiettivi che non ho raggiunto, ho corso per inseguirli, ho faticato correndo, immaginate metaforicamente una corsa lunga chilometri per poi arrivare al fondo e scoprire che il traguardo era già stato tagliato da qualcun altro. Oddio, ho detto così, sembra un'altra cosa. O comunque non c'era più una fine in realtà. Cioè la corsa è stata sospesa e tu non lo sapevi, ok? Mettiamola così. Quindi tu fatichi e tutti i giorni corri, quindi sai cosa stai facendo, sai perché lo stai facendo, quindi hai un motivo per vivere il giorno, inseguendo un obiettivo che arriverà, perché è nel futuro. Poi quell'obiettivo non riesci a raggiungerlo, non arriva e senti di aver sprecato tempo, ok? E subentra un po' la depressione, perché poi non ne raggiungi uno, va bene, non ne raggiungi un altro, ok? Al terzo inizi un po' a crollare. Se ce la fai, ti senti una soddisfazione enorme, cioè hai fatto il servito, senti che stai crescendo, e comunque avere un obiettivo da inseguire dà un senso a tutto. Cioè voi dovete anche pensare che chi ha l'approccio per obiettivi sa che il tempo sta scorrendo, sa che c'è tutto, che tutta ha una scadenza, e quindi ha bisogno di crearsi degli obiettivi per ingannare il tempo, nel senso che inganna la paura del tempo, non che vuole perdere tempo, non sa cosa fare, nel senso che inganna la paura del tempo. Cioè il tempo scorre, passa, se io che ho un approccio per obiettivi, cioè se io sento che il tempo passa e non sto combinando nulla, utilizzo l'approccio per obiettivi, me ne fisso qualcuno e cerco di raggiungerli, perché se ce la faccio sento di aver usato bene il tempo, quindi il tempo è passato per qualcosa, sento di averlo sfruttato, non è tempo perso, non sono triste perché il tempo passa, ok? Questo è il vantaggio, se vogliamo, il motivo anzi, dell'adottare un metodo per obiettivi. Quindi anche se non l'ho raggiunto magari quell'obiettivo, però ho utilizzato il tempo per cercare di fare qualcosa. Mentre se vivi la giornata, tu non hai se hai il senso del tempo che passa, tu sai che non stai costruendo niente. Ecco, se vogliamo, l'approccio per obiettivi può essere visto come il pagamento di un mutuo, mentre il vivi alla giornata è il pagamento di un affitto. Questa penso sia la metafora più esplicativa della questione, perché l'obiettivo tu lo insegui, paghi il mutuo per poi alla fine arrivare ad avere qualcosa. Invece l'affitto è tu paghi ogni giorno, ok? E da domani potresti andare via senza avere niente. Quindi hai pagato per vivere la giornata, per stare lì.
A fronte di tutto ciò, qual è il metodo migliore? Sulla carta sembrerebbe essere quello per obiettivi, perché dà un senso alla vita, vi fa pensare di star sfruttando il tempo per qualcosa. Il punto è che gli obiettivi vanno scelti bene, cioè dovete scegliere degli obiettivi raggiungibili, misurabili, come quella, l'analisi SWOT, no? Non è l'analisi SWOT, è un'altra roba, vabbè. Quindi devono essere degli obiettivi raggiungibili, misurabili, comunque non troppo di lungo termine, ok? Perché ci può essere l'obiettivo di lungo termine, ma è uno, ed è un obiettivo gigantesco. Nel mentre, ecco, altra cosa, bisogna avere tanti obiettivi in parallelo, cioè tanti obiettivi da inseguire insieme, perché lavori per uno, ma lavori anche per l'altro, perché se poi uno, il primo, fallisce o comunque non ce la fai più a starci dietro, c'è l'altro. Se ne hai solo uno, è un cazzo di casino. Però con l'affitto potresti vivere in 10 posti diversi, con il mutuo no. Nel senso che in 10... Ah, ok. Sì, in 10 anni, certo, assolutamente. E vivere più esperienze. Con il mutuo firmi la tua condanna a vivere in quel posto. Beh, no, non per forza vita, eh. Dipende da quanto è il mutuo. E poi comunque puoi sempre cambiare in corso, eh. Non è che una volta che hai fatto il mutuo devi star lì. Puoi cambiare, rivendi la casa per quel tanto che l'hai comprata, quindi magari hai fatto metà anni di mutuo, la rivendi alla metà del prezzo che avrebbe, però il resto del mutuo non lo paghi più, però gli interessi li hai pagati, quello sì. Ecco, gli interessi, se vogliamo restare in tema, gli interessi sono quello che tu vai a... le conseguenze negative dell'inseguire quell'obiettivo, quindi quello che tu vai a perdere, perché inseguendo quell'obiettivo comunque ti perdi altre possibilità magari, e intanto gli interessi, ok? Quindi quelli li paghi. Sicuramente molto è dato anche dal fatto che uno in un certo periodo sta vivendo in un certo modo e si sente più propenso ad adottare un metodo piuttosto che un altro. Si può assolutamente cambiare da uno all'altro. Cioè io mi ricordo questa esperienza, ma è una cazzata, però mi ricordo questa esperienza che va a simboleggiare il motivo di alzarsi la mattina. Alle medie a un certo punto hanno fatto cambio di banco, mi hanno messo vicino a quella che mi interessava, ok? Io ogni giorno per quel periodo ero contento e non vedevo l'ora di andare a scuola. Perché? Perché l'obiettivo era magari combinare qualcosa, ok? E è emblematica quell'esperienza perché mai come quel momento, mai come in quel periodo della mia vita, avevo un motivo, seppur stupido, di alzarmi la mattina. Cioè mi alzavo contento di andare a scuola, ma quando mai? E quello era il motivo. Ho avuto per anni obiettivi che ho raggiunto, ma nulla porta a felicità eterna. Ecco, questo è un altro tema. Appena ne raggiungi uno, te ne poni un altro. Sì, perché intanto noi abbiamo bisogno non di raggiungere il traguardo, ma di correre, ok? Cioè inseguire l'obiettivo. E poi c'è un'altra questione. Quindi va bene, cioè alla fine l'obiettivo in sé è avere un obiettivo. Cioè correre per raggiungere un obiettivo è esso stesso l'obiettivo, perché cioè tu quando giochi una coppa, tu ti giochi tutte le partite, quando vinci la coppa hai vinto la coppa, cioè la coppa che cazzo ti serve oggettivamente? Festeggi sì, ma alla fine la cosa bella era fare le partite per raggiungere quel traguardo. E poi c'è un'altra questione. Laurea, risultati sul lavoro, poi con il periodo del Covid sono cambiate un po' di cose. Vabbè, quello sì, cioè sul Covid ci ha annichilito dal punto di vista proprio della motivazione e anche del tempo che passa, cioè il tempo chiuso in casa a non poterlo usare, quindi anni rubati della nostra vita. Adesso un potenziale obiettivo potrebbe essere quello che hai raggiunto tu, cioè vincere un concorso e non avere più a che fare con il lavoro privato che fa schifo. Allora, grazie che mi ricordi che il lavoro privato fa schifo. Io praticamente non l'ho mai provato il lavoro privato, come dipendente.
ho provato io, cioè facendo arrangiamenti per un periodo facevo solo quello, portavo a casa 100 euro al mese, cioè una cagata. Avrei voluto provare, sinceramente, ma non c'è stata possibilità. Io ho mandato curriculum ovunque e non mi hanno mai risposto. Se mi rispondevano, mi dicevano che non avevano bisogno. Quindi io non, cioè tutto sommato non vedevo un futuro nel privato, perché dicevo, tanto ho già provato a mandare curriculum e non ho mai ottenuto nulla, cioè non saprei dove muovermi. Però ti dico che adesso che ho raggiunto questo obiettivo, effettivamente ho bisogno di altri obiettivi, e finché non li trovo mi sento vuoto, anche se, cioè, sono in uno status che ho sempre sognato, no? Bellissimo, non avere più da studiare è bellissimo, più momenti rilassanti, va bene, però, cioè, non riesco a non è un festeggiamento eterno, capisci? Cioè, adesso ho bisogno di altro. Sulla base però dell'obiettivo che ho raggiunto posso farmene altri, cioè tipo il fatto di sapere con certezza che avrò uno stipendio fisso tutti i mesi, se non faccio cazzate per un po' di anni, diciamo, può essere una base di partenza per farsi altri obiettivi, ovviamente economici. Quindi iniziare a puntare magari a fare degli acquisti, comprare, avviare attività, vabbè, dipende, perché comunque col capitale si può fare. Purtroppo non si campa di rendita con gli obiettivi, appena ne raggiungi uno subentra. E poi c'è un'altra questione, che secondo me ci sono delle persone che sono fatte per essere insoddisfatte eternamente, e la loro unica soddisfazione è inseguire un obiettivo, ma nel momento in cui l'hanno raggiunto non godono dei risultati di quell'obiettivo, e se non ne trovano un altro si sentono vuoti e insoddisfatti. Perché? Perché avendo bisogno di un altro obiettivo, uno da fuori ti dice, ma vedi, allora non sei mai contento di niente. Non è quello. La questione è che la tua felicità risiede nell'inseguire degli obiettivi. Quando li hai raggiunti, ovviamente non tutti, cioè ce ne sono alcuni che dici, a distanza di tempo, dici, vabbè, però vedi, ce l'ho fatta, se sono contento oggi anche perché ce l'ho fatta ieri. Però il punto focale della questione è che queste persone hanno bisogno di inseguire costantemente un obiettivo. Quindi non sono insoddisfatte dal risultato, ma dalla quotidianità. Nel momento in cui hai raggiunto l'obiettivo, finisce quella quotidianità lì. E quindi non hai più un qualcosa per cui appunto vivere la giornata. Non hai un qualcosa che ti faccia dire, ok, io porto avanti la giornata perché poi faccio quella cosa lì. Per dire, banalmente, un obiettivo potrebbe essere avere a fine giornata un'attività da fare, anche solo questo, o un progetto a cui lavorare, no? Quindi cosa succede? Che tu vivi la giornata lavorativa, ma la sopporti perché dici, tanto poi arrivo a casa, mi metto lì, lavoro a quella cosa lì. Lavora quel progetto e porta avanti quel progetto. E per me conta quello. E poi più riesci a stare in contatto con questo progetto durante la giornata, meglio è. Nel senso che è difficile, però se questo progetto coinvolge delle persone, se nell'arco della giornata riesci a metterti d'accordo, parlare del progetto con le persone, anche solo WhatsApp, via WhatsApp, ogni 2 ore mentre stai lavorando, ti tieni con la mente al progetto, quindi un po' sei contento, perché un po' stai già pensando alla cosa che ti fa risollevare l'anima, no?